Hey coach, benvenuti in questo nuovo video. Io sono AndraLink91 ed oggi siamo su Yo-Kai Watch Pony Pony, evento Oashiki. L'evento Oashiki è l'evento con la fionda classico di Yo-Kai Watch, lo ripropongono spesso e lo alternano con il torneo Budokai oppure altre missioni in altri mondi. Oggi abbiamo l'evento Oashiki con un'invasione aliena, abbiamo degli yokai alieni, perché gli yokai che fossero già creature soprannaturali non era abbastanza, quindi ce ne abbiamo altre e stanno puntando molto sui nuovi yokai, sugli yokai Gakuen. Dovrebbero essere tipo yokai però umani e vanno a scuola, insomma, fanno tutte queste cose così, come degli esseri umani normali. Sinceramente non sto seguendo per niente il brand in questo momento, anche perché se n'è calato tantissimo e sto solo aspettando Yo-Kai Watch 4, quindi non è che io sia particolarmente informato per quanto riguarda quest'ultima iterazione di Yo-Kai Watch. Però passiamo all'evento di oggi e iniziamo con gli stage segreti. Per aprire il primo stage segreto dobbiamo completare lo stage 13 senza usare continua. Per aprire il secondo stage segreto dobbiamo creare un Wibwob o un Puni di dimensione 30 nello stage 26. Per aprire invece l'ultimo stage segreto dobbiamo totalizzare un punteggio di 1 milione nello stage finale, il 45. Mentre vediamo quali sono le quest per questo evento. La prima quest ci richiede di sconfiggere lo stage 1. La seconda quest ci chiede di completare il livello 13. La terza quest ci chiede di completare 5 volte il livello della fionda combattendo contro Black Army, mentre questa ci richiede di combattere contro Bakera nello stage segreto numero 3. Bisogna completare lo stage segreto 3. In genere lo stage segreto numero 3 è tra i più difficili degli eventi. Poi bisogna completare il livello 45 sconfiggendo Big Black senza usare continua, completare 20 volte il livello della fionda contro Black Army e giocare almeno una volta all'attacco al punteggio. Insomma, le solite che ci sono quando c'è un evento Oashiki. Andiamo a vedere invece quali sono le nuove missioni. Ci sono anche le Niambo Coin. Che bellezze. Questo video spero lo vediate prima delle 4 del 3 marzo, perché io il tempo per registrare è quello che è. Ad ogni modo abbiamo sconfiggi Vela Nera senza usare continua, manda gli spiriti a 30 amici, gioca l'attacco al punteggio e ottieni un punteggio di 300.000, usa 150 Energy Max e scoppia 6.000 puni. Sono sempre quelle alla fine le missioni per la Niambo. Ok, le missioni invece per questo evento sono di prendere 15 stelle nella prima mappa, prendere 30 stelle nella prima mappa e prendi tutte le stelle della prima mappa, poi la seconda mappa 20 stelle, 35 stelle, tutte le stelle, sì, e così sarà anche per la terza, prendine 25, prendine 40 e prendile tutte. Insomma, anche queste sono diventate una costante degli eventi, prima non le mettevano sempre, adesso invece mettono sempre le missioni nelle quali bisogna prendere un certo numero di stelle. Vabbè, ok, questo è interessante. Completa lo stage 1 con il 30% dei punti salute. Completa lo stage 4 utilizzando 3 Energy Max o meno. Completa lo stage 8 con in squadra Koma-san Daiyu in squadra. Ok, quindi praticamente il nuovo Koma-san, la forma umana di Koma-san, diciamo. Completa lo stage 13 totalizzando 15 combo. Completa lo stage segreto numero 1 creando almeno 2 sfere bonus. Completa 3 delle 5 missioni sopracitate. Completa tutte le missioni sopracitate. Vai, seconda mappa. Completa lo stage 15 in 80 secondi o meno. Completa lo stage 19 andando in Fever Time 2 volte, che se non sbaglio era la modalità delirio in italiano. Completa lo stage 23 utilizzando l'Energy Max di Bakera, che è quello yokai felino rosso. Completa lo stage 28 con il 40% dei punti salute e senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con massimo una sola tribù di yokai in squadra, quindi devono tutti essere yokai della stessa tribù. Completa 3 delle 5 missioni sopracitate e completa tutte e 5 le missioni sopracitate. Vai, terza mappa. Completa lo stage 31 totalizzando 500.000 punti. Completa lo stage 36 scoppiando 100 puni o meno. Completa lo stage 40 utilizzando Black Army e finendolo in 70 secondi o meno. L'importante è che Black Army sia nel team, non dovete per forza usare lui. Completa lo stage 45 con solo yokai di rango A
e senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 3 con la tribù oscura, solo tribù oscura. Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte e 5 le missioni sopracitate. Insomma, un evento abbastanza particolare. Mi piace il fatto che stiano implementando anche il dover prendere tutte quante le stelle, perché per alcuni giocatori può risultare facile, per altri un po' di meno. Però insomma, cerca di distribuire più punti possibili a tutti e anche invogliare a giocare l'evento, anche se insomma e sto vedendo anche che stanno implementando molto di più le Niambo Coin, anche se questa volta, beh, l'ho passato il tempo, ma ragazzi, ad ogni modo QG video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye.